Buongiorno, siamo Benedetta, Emma e Vanessa della redazione Fuorilegge e siamo qui a Librare per intervistare Giusy Quarenghi. Allora, a che età ti è nata l'esigenza della scrittura? Esigenza è una parola grossa, anche perché l'esigenza di una fatica è difficile che nasca, perché per me la scrittura continua a rimanere fatica. Diversamente dalla lettura, il gesto del leggere è molto più vicino al piacere, il gesto della scrittura richiede una tensione particolare che non faccio fatica appunto a tradurre nella parola fatica, e quindi ho resistito il più possibile, poi non che, come dire, ci fosse questa impellenza, questa assoluta necessità, è assolutamente perdibile quello che io poi ho scritto, per l'amor di Dio. Però a un certo punto ho cominciato, forse a furia di leggere, a fidarmi della possibilità di far passare nelle parole quello che era altrove dalle parole, e cioè che pensavi, che immaginavi, che vedevi, che ascoltavi, di cui eri testimone. Ecco, allora siamo tra, potrei dire, tra i 20 e i 30 anni. Ci ho pensato su. Ok, abbiamo saputo che sei stata a Parigi. No, scusa, ho sbagliato. Va bene. Sappiamo che hai lavorato anche in coppia, ad esempio, con Nicoletta Costa. Com'è stata l'esperienza? Lavorare in coppia è sempre bello perché le nostre solitamente sono coppie che si scelgono. Ci si sceglie a vicenda. Succede a volte anche che si è messi insieme, ma e anche lì a volte partono delle avventure di conoscenza interessanti. Mettendo insieme due linguaggi diversi, il mio, quello della scrittura, e l'illustratore e l'illustratrice con cui lavoro, invece il registro dell'immagine, beh, diventa come una sorta di partitura musicale dove con due strumenti diversi non si suona la stessa musica, ma si compone una partitura a due voci sostanzialmente, o comunque l'importante è, ecco, che ne esca una sorta di composizione di partitura, che è dove c'è il registro dell'immagine, il registro della voce, e si spera si apra al registro di quello che ci voglia ad ascoltare e di metterci a sua volta la sua, leggendo e guardando le immagini. Per cui è bello lavorare con queste due modalità di narrazione. Dopo esserti laureata, hai lavorato nel mondo della televisione. Come mai hai smesso? No! Nel mondo della televisione mai. Da dove vengono? Allora, c'è libertà di opinione quasi su tutto, su me più che su altro, però io non controllo delle cose, ma chi ha scritto che io ho lavorato nel mondo della televisione? Cioè, sai che mi curiosisce, chi te l'ha detto a te che non c'eri neanche? L'abbiamo trovata in una biografia. Ecco, da qui imparare, controllare. Il mondo della televisione, non dico che se me l'avessero chiesto non l'avrei fatto, non lo so. Adesso, siccome non me l'hanno chiesto, dico no, in realtà io non mi sarei forse tirata fuori, anche se dipendeva dagli anni in cui. Però, siccome torniamo molto indietro, perché io avevo 20 anni nei primi anni 70, no? E quindi sono anni in cui, per esempio, una televisione. Ma insomma, comincia tutta un'altra storia se parliamo di televisione, quindi lasciamola lì. Ecco, okay. Di fatto io non ho fatto mai niente in televisione, nel senso che non mi è capitato. Forse ho lavorato sì nella pubblicità, nel cinema d'animazione, cioè, come dire, in un mondo magari contiguo, ecco, ma in altro modo. Comunque, adesso io ti ho interrotto sulla televisione, però la domanda casca, o me la modifichi o la domanda casca. Me la fai sapere per curiosità com'era la domanda? Tutta? Dopo esserti laureata, hai lavorato nel mondo della televisione. Perché hai scelto di iniziare a scrivere libri e non cominciare? E non continuare? Ah, ecco, perché non ho cominciato e quindi ho potuto non continuare, invece ho cominciato a scrivere libri. Cioè, ne siamo venuti a dare. Okay. Hai
un posto particolare in cui ti piace scrivere? Sì, sì, nel senso che se penso a casa mia, perché la scrittura si fa più da seduti che da nomadi e viandanti. Beh, per esempio, questa finestra e questo tavolo sarebbe un posto ideale, nel senso che il mio posto ideale per scrivere è una finestra. Nelle varie case in cui ho abitato, quello che cerco per prima cosa è proprio la finestra di fronte alla quale mettere il tavolo, una volta solo il tavolo con i fogli e le matite, e le penne e le gomme, e poi anche il computer un po' avanti appunto negli anni, perché io ho cominciato a scrivere che non c'era ancora questo strumento. È fondamentale la finestra, perché è una finestra da dove si vede, se possibile, più verde che muri, così da vedere che stagione è, che tempo fa, anche che ora è. È una bella compagnia, e magari sentire anche delle voci. Adesso ho uccelli, pur essendo in città, c'è un gatto, perché sono vicina a giardini che altri curano e io guardo, fantastico. Ok, che cosa hai provato quando hai ricevuto il premio Andersen? Ah, guarda, se non muori prima o poi i premi te li danno. Quindi, certo che un premio è un premio, voglio dire, quindi sei contento, no? Sì. Però, ripeto, se non muori prima o poi lo prendi. Ok. Cioè, muori prima, no. I tuoi libri abbracciano stili molto diversi, poesie, riscritture di fiabe, romanzi per ragazzi. Come mai? Perché? Beh, perché io leggo molto, e faccio letture diverse, sono lettrice di poesia, lettrice di romanzi, lettrice di saggi, lettrice di immagini, di figure, di magari forse proprio un po' meno di fumetti, magari mi piacciono molto le immagini, ma poi leggo le immagini e devo tornare indietro a leggere quello che c'è nei balloon. Allora, sul fumetto mi piace molto, però lo guardo più che leggerlo, e se sono, a volte non è così necessario che lo legga, perché con l'immagine, con i tagli di inquadratura, come dire, me lo gusto e posso dire di averlo letto, lo stesso. Quindi, come dire, la lingua ha diversi registri e sono tutti modi per raccontare, e qualcuno a volte è più giusto, perché la lingua è una magnifica cassetta di strumenti, dai delicati ai potenti, ai sottili, e quindi è bello poter cambiare registro. Ok, come nasce l'esigenza di riscrivere le fiabe? È un gioco più che un'esigenza, nel senso che le fiabe sono vecchissime, qualcuno che le ha studiate dice che hanno più di 20.000 anni, quindi, come dire, ci precedono, e non sappiamo quante ne abbiamo perdute, ma ne abbiamo ancora tante, ci hanno raggiunto fin qui, e allora deve esserci un segreto nel fatto che non sono rimaste là e hanno trovato le parole per essere, e il modo per essere ancora raccontate, e per, in qualche modo, anche se non sono state inventate per i bambini, sono arrivate dopo ad essere per i bambini, ma insomma hanno un loro potere incantatorio e riescono a dire dentro trame a volte molto, molto semplici, anche molto ripetitive, ma riescono a dire quello che io così mi chiamo Calvino, in quella sua magnifica lavoro sulle fiabe, sulla raccolta delle fiabe italiane, anche il lavoro sulla fiaba, lui da scrittore potrei dire scientifico qual è, dice le fiabe sono vere. Dopo tanti anni di lavoro io leggo le fiabe perché le fiabe sono vere, di quel tipo di verità che ha a che fare con il segreto della trasformazione e del fatto che si cresce, si cambia, e quindi le fiabe crescono con noi, e dentro la lingua poi, come dire, hanno la capacità di esserci contemporanee. Hanno 20.000 anni,
eppure sono contemporanee alle nostre, alle infanzie e possono essere continuamente raccontate. Ok, ci puoi raccontare un po' della tua esperienza nel cinema d'animazione? L'esperienza di cinema d'animazione è partita per caso, perché io mi ero proprio appena laureata e cercavo lavoro, nel senso che fondamentale a quel punto era lavorare. Io avrei dovuto forse insegnare, fare un concorso scolastico, ma ho deciso che no, e che potevo prendermi un anno per fare qualunque cosa, l'importante appunto è che mi mantenessi. E il primo lavoro che mi è stato offerto, cercando, a Milano c'era questo festival del cinema d'animazione che facevano a Lucca e che però portavano poi al Pier Lombardo di Milano, e c'era un lavoro da 8 giorni, e in questi 8 giorni peraltro ho visto un film che per me, che è Pulcinella di Lele Luzzati e Giulio Giannini, e ho detto, dico, io voglio stare vicino per un po' a dove si fa così. E alla fine degli 8 giorni a me piace fare le cose, nel senso che se c'è da spostare sposto, se c'è da scrivere scrivo, se c'è da incollare incollo, se c'è da spolverare spolvero, se c'è da parlare parlo, se c'è da ascoltare ascolto, nel senso che non, in casa mia ho imparato a fare un po' tante cose. Allora probabilmente poteva essere utile qualcuno che appunto facesse un po' tante cose, e mi hanno proposto di restare a questo istituto dello studio per lo studio e la diffusione del cinema d'animazione. Io non facevo cinema d'animazione, sì, poi ho scritto qualche sceneggiatura, ho conosciuto e anche in qualche modo lavorato, anche non molto tempo fa, con autori come Bruno Bozzetto, per dire, che abbiamo fatto insieme alcuni filmati, però facevo soprattutto vedevo i film, questi meravigliosi film d'animazione che non arrivavano in televisione, perché erano quelli che si vedevano allora solo ai festival internazionali. Adesso è fantastico perché con internet, se ti ricordi il titolo, l'autore, vedi adesso a casa cose che dovevi andare a vedere a Zagabria piuttosto che ad Annecy, piuttosto che altrove, insomma. E quindi lì guardavo, facevo le schede tecniche, le studiavo, e ho visto appunto come le immagini, perché poi cinema, le immagini e i tempi brevissimi riescano a raccontare storie che non finiscono mai. Da cosa prendi spunto quando scrivi poesie? Lo sapessi. La poesia succede, mi verrebbe da dire. C'è un poeta inglese che dice che il primo verso cade dal cielo, te lo regalano gli dèi. E succede che guardi, insomma, se tu fai, se leggi e scrivi, se vivi, se sei distratto. Magari sei distratto rispetto a quella cosa lì, ma sei concentrato su un'altra, no? Ecco, a volte fai pasticci, perché? Perché sei concentrato su troppe cose, che non è un bel modo per essere concentrati, no? Perché ci insegnano che l'attenzione è selettiva, no? Impegnati solo in quello che fai. Invece è anche bello, come sanno fare solo i bambini molto piccoli. I bambini molto piccoli sono bravissimi in questo, sono attenti come le mosche guardano a 360 gradi. Ecco, allora in questo tipo di attenzione può succedere che qualcosa ti si avvicini proprio, è come se ti desse una fiancata e trova qualche parola che prendono la forma di un verso. E allora a questo punto hai in qualche modo il compito di vedere dove vuole arrivare. Può succedere in un quarto d'ora, può succedere in qualche mese, può succedere in prima stesura, può succedere che ci torni, che ci torni, che ci torni, perché quello che vuoi capire è cosa c'era dentro quelle prime parole che erano effettivamente un verso, fin dove mi portano, e non è solo quello che tu vuoi fargli dire, è quello che c'è lì dentro, in quella cadenza, in quella successione di suoni, in quella sequenza di sillabica, che cosa, dove ti può portare. E scopri che una poesia in realtà, quando pensi che ci sia, è come se ti avesse fatto attraversare qualcosa del mondo, di te,
che senza di lei non avresti attraversato. Ti hai trovato un modo per dire o hai trovato anche un modo per tacere, ma in modo che si capisca che di che cosa stai tacendo anche. Ma se tu leggi poesia, tu capisci cosa sto dicendo. E se no, comincia a leggere poesia. Una curiosità. Hai già pensato a un libro per il tuo primo nipote? Ma adesso questa cosa del mio primo nipote è un, come dire, è stata una... Ecco, no, perché se no era, vabbè, uno dice, va bene che era un bel gioco. Cosa, sai che questa risposta poi sarà contro di me in qualunque modo. E tu hai detto che no, non ci avevi pensato. E tu hai detto che sì, ci avevi pensato, e dov'è? Capito? Allora, guarda, i figli e i nipoti sono onde molto, molto particolari, che sì, in qualche modo, io sono molto, molto stupita da quello che sto sentendo rispetto a questo che in qualche modo viene dopo di me e anche da me. I figli sono una cosa, perché insomma c'hanno mille, ti chiedono di esserci, e di esserci in modo responsabile e competente. Loro sono i tuoi bambini e tu sei la mamma, ma i nipoti sono proprio un lusso. Sono una sorta di, è una scoperta. Io già sono molto, mi diverte già molto, perché continuiamo a non sapere se sarà per esempio maschio o femmina, perché l'ecografia adesso, e dicono, ma forse è maschio, però non cominciate a dipingere la stanza d'azzurro. Potrebbe essere poi un'altra ecografia in un altro posto, peraltro, perché l'estate e il servizio nazionale questo fa fare, il servizio sanitario dice, maschio no. Allora, tutti i pennelli, io poi detesto l'azzurro per i maschi e il rosa per le femmine, ma anche il rosa per i maschi e l'azzurro per le femmine, cioè la gamma e l'arcobaleno e buonanotte. E quindi di questa creaturina per adesso mi piace riassumerlo in questo non so. La Zimbosca, quando parla della sua poetica, l'ha riassunta in questa formuletta preziosissima, e dice che appunto la poesia nasce da un non so. Allora, anche questo bambino nasce da un non so. Io l'ho presa larga. Allora, il libro, non so se l'ho già fatto, non so se l'ho ancora fatto, non so se lo farò. Casualmente c'è in corso un libro, ma sarà pubblicato per tempo, arriverà dopo, non so. Ok, un'ultima curiosità, in che cosa si è laureata? In filosofia della storia, con una tesi intitolata L'esperienza della morte, in un autore tedesco, questo Paul Louis Landsberg, e però è stata una, mi ha permesso di capire presto, non prima di ogni morte, perché avevo già fatto un'esperienza importante, era morto mio nonno a 10 anni, ma ho capito bene cosa volevo dire, cioè la morte la conosci solo se la sperimenti, ma non puoi conoscere la tua morte, perché nel momento in cui sperimenti la tua morte, la tua possibilità di conoscere è morta e finisce, no? Allora, attraverso che cosa tu puoi conoscere la morte? Solo attraverso l'esperienza della morte di un altro. Ma qual è la morte di un altro che ti riguarda da vicino? La morte di un altro che ami. E allora ecco che c'è molto interessante dentro il, vedete, siamo abituati a volte a dividere, no? Il procedimento della conoscenza come se fosse razionale, illuminato, speculativo, e i percorsi dell'affettività, no? Del cuore, come se a volte andassero, uno impedisse l'altro. In realtà un'esperienza è un accadimento che ci riguarda tutti, no? Come quello appunto del morire, la morte richiama e impone questa struttura conoscitiva relazionale. Al di fuori di un io tu non conosci morte. Sei uno stordito vivo e uno stordito morto.
ma l'io tu apre la conoscenza e da qui potremmo andare ben oltre. Ok, grazie a voi. Siamo stati nel, no, li abbiamo sforati, raddoppiati. Ok, va bene così. Grazie a te per essere stata qua e... grazie molte a voi invece per le domande e anche per i fuori tema che mi avete permesso.